Ma quindi, Simone, dove sono finiti i video top up? Beh, i video top up. Olè, ma vi era mancato parlare di applicazioni sul canale? Effettivamente è da qualche mese che non esce un video top up. E in questo video torniamo a parlare di applicazioni. E verso la fine vi spiegherò anche perché manca da qualche mese, appunto, il solito e consueto video top up mensili. Infatti questo non è un vero e proprio video top up, ma è un video in cui vi voglio dire quali sono le applicazioni che durante il 2021 ho usato di più e che ritengo indispensabili ormai, cioè quelle app che appena prendo un telefono nuovo devo assolutamente installare. Ciò detto, iniziamo subito, ma nei commenti voglio che scriviate almeno un'applicazione che secondo voi è indispensabile, quella di cui ormai non potete proprio fare a meno. Quindi aspetto i vostri pareri qui sotto. Ma detto questo, iniziamo subito con il video. Ma partiamo subito con la prima app che, se mi seguite da un po' di tempo, conoscete già. Infatti ve ne ho già parlato addirittura in un video dedicato. Sto parlando di Notion. Notion è l'app che mi permette ormai da un sacco di tempo di organizzare qualsiasi cosa: l'orario delle mie lezioni universitarie, i miei appunti universitari, ho i video da fare, le idee per i video da fare, ho un sacco di cose, lo scadenzario di qualsiasi cosa, addirittura anche la scheda della mia palestra, ho veramente tutto. È un tool molto complesso, ma non complesso nel senso complicato, ma nel senso pieno di funzioni. Infatti ci sono dei template base che possono essere utilizzati per, appunto, essere personalizzati e fare un po' quello che volete. È proprio un life companion che vi aiuta a tenere traccia dei vostri impegni, calendari, eccetera, eccetera, ma anche dei vostri documenti, creare tabelle, di tutto e di più, ragazzi. Ci vorrebbe, e infatti c'è, un video dedicato solo per spiegarvi tutte le funzionalità. E anche la seconda applicazione l'avete già sentita nominare, è anche lo sponsor di questo video. Infatti, per parlarvene, faccio parlare il me del passato con anche i capelli non ancora tagliati, quindi scusate per questo brusco cambiamento tra un'inquadratura e l'altra, ma questa applicazione, beh, ragazzi, ne vale proprio la pena. E forse dello sponsor di questo video avrete già sentito parlare proprio da me, perché non è la prima volta che ve ne parlo, proprio perché vi è piaciuta talmente tanto questa applicazione che i ragazzi di CleanFox hanno deciso di credere ancora una volta nel mio progetto qua su YouTube. Infatti l'app in questione, appunto CleanFox, è davvero incredibile. Si tratta di un'app gratuita ed eco-responsabile. Disponibile sia per iOS che per Android, vi permette di fare l'accesso alla vostra mail e in automatico CleanFox scansionerà ed individuerà le newsletter alle quali siamo iscritti. In questo modo potremo effettuare la disiscrizione a quella newsletter semplicemente con uno swipe, oppure di tenere l'iscrizione a quella newsletter se ci interessa facendo uno swipe dall'altra parte. In pochissimi clic non solo riordineremo la nostra casella di posta, cosa già di per sé fantastica, ma ridurremo anche l'inquinamento digitale. E cosa intendo? Beh, pensate che ogni mail inviata produce all'incirca 10 grammi di CO2 all'anno, consumando quanto una lampadina accesa per 3 ore. Questo perché archiviare una mail in un data center ha un costo in termini di elettricità, che è per la maggior parte in questo momento ancora basata su combustibili fossili. Se unite questi dati al fatto che un utente CleanFox in media cancella circa 1500 mail e il 30% delle iscrizioni alle sue newsletter, capite bene che si evita così l'emissione di circa 15 kg di CO2 per persona ad anno. E da quando esiste, CleanFox in totale ha fatto risparmiare circa 40.000 tonnellate di CO2. Tonnellate. E vi faccio sapere anche un'altra piccola cosa: i ragazzi di CleanFox hanno deciso di premiare i propri utenti più fedeli, permettendo a loro di contribuire alla riforestazione. Per ogni utente che invita un amico ad utilizzare l'applicazione, infatti, verrà piantato 1 m² di alberi in Zambia. E ovviamente ci tengo a precisare anche che CleanFox non utilizza per scopi commerciali o pubblicitari nessuno dei vostri dati, quindi state tranquilli. Dunque, se non l'aveste ancora capito, vi invito a provare CleanFox perché è un'applicazione veramente fantastica, davvero tanto tanto, vi è piaciuta un sacco, quindi sono super felice, e la trovate al link qui sotto in descrizione. Tornando a bomba, la terza app proprio indispensabile, indispensabile per me,
è un navigatore che utilizzo ovviamente in auto, e cioè Waze. Waze è un normalissimo navigatore che può essere utilizzato al posto di Google Maps, per intenderci, però è dedicato proprio alla navigazione su strada in auto e si interfaccia perfettamente, ad esempio, con Android Auto o CarPlay, e ha il plus di essere social, nel senso che tutti quanti gli utilizzatori di Waze possono segnalare, ad esempio, un incidente in tempo reale, un passaggio a livello che non funziona, un semaforo che non funziona, insomma, un sacco di cose tutte in tempo reale. Ma la roba più importante che nessun altro navigatore ha è l'indicazione delle zone ZTL. Infatti, io con le mappe di Apple ho preso un paio di multe. Infatti, Waze, se impostate un road trip che passa per una zona ZTL o arriva in una zona ZTL, vi dirà: Alt, guarda che questa zona è una zona a traffico limitato, quindi a meno che tu non abbia il pass, non ci puoi andare. Una cosa molto importante che vi salverà parecchi euro dal vostro portafogli, ve lo posso assicurare. E siccome in questo video ho voluto proprio menzionare le applicazioni che ho preferito durante l'anno, quelle che ho utilizzato di più, ho anche indicato il gioco che ho utilizzato di più sui miei smartphone. Sto parlando di Ping Pong Fury. Ping Pong Fury, come dice il nome, è un gioco di ping pong. E la cosa è che ne esistono un sacco sui diversi store. Ma questo è quello fatto meglio, proprio non c'è dubbio, perché oltretutto ci sono anche diverse missioni da fare, ricompense, eccetera, eccetera, e poi si aggiorna ogni settimana con una nuova season, tra virgolette. Tutti i perk che si possono sbloccare, tutte le racchette, gomme varie che sono personalizzabili, sbloccabili, appunto, insomma, è molto particolare e soprattutto è anche quello più stabile come connessione, perché molti altri giochi del genere, siccome comunque deve essere abbastanza responsivo, se non hanno una connessione proprio ultra perfetta, sono molto scadenti. E devo dire che è il gioco che ho utilizzato di più durante il 2021, quindi lo volevo menzionare. E oltretutto, visto che sono poco competitivo, provate a sfidarmi, perché intanto vinco io. E sempre per parlare di applicazioni particolari che però ho utilizzato di più in assoluto, per quanto riguarda il mio smartphone Android, c'è un'app che molti di voi probabilmente conosceranno, di cui io proprio non posso più fare a meno, e si chiama Energy Ring. Energy Ring è quell'applicazione che mi continuate a chiedere sotto ogni singolo video in cui si vede il mio smartphone Android, che in questo caso è il OnePlus 8T, che fa comparire l'indicatore di batteria circolare attorno alla fotocamera e che si illumina in base alla percentuale di batteria rimanente. Ecco, quell'applicazione lì che permette di fare sta roba si chiama Energy Ring ed è super personalizzabile sia nei colori, sia nelle forme, sia nelle animazioni di ricarica, di scarica, di tutto e di più, insomma. Ed è un'app ormai indispensabile perché valorizza anche quel posto lì dello smartphone che di norma non sarebbe utilizzabile, no? Un'altra applicazione che invece proprio non ricordo neanche come ho scoperto, ma mi ricordo che proprio mi ha svoltato, è Too Good To Go. Too Good To Go è un'applicazione, a parte con un nome stupendo, perché provate a pronunciarlo senza ridere, bellissimo sto nome, mi piace un sacco, ma a parte questo è un'app veramente geniale. In pratica è una sorta di Deliveroo o Just Eat, ma un po' diverso. Infatti su Too Good To Go i diversi ristoranti, tavole calde, eccetera, eccetera, pubblicano quelli che sono delle specie di mystery box, mettiamola così, che sono fatte dal cibo che rimane dalla giornata di lavoro. Quindi ristorante X sa che in quella giornata ci saranno delle cose che rimarranno invendute, ad esempio, e invece che sprecarle, le mettono dentro una mystery box, appunto, chiamiamola tra virgolette così, che viene data ad un prezzaccio e che poi voi potete andare a ritirare a un determinato orario che concordate con il ristorante tramite l'applicazione. E se ci pensate, è geniale come funzionamento, perché voi avete prodotti freschi, comunque buonissimi, semplicemente ad un prezzo inferiore rispetto al normale, magari certo in orari un pochettino borderline, magari non perfettamente all'orario di pranzo, però in compenso state anche aiutando a minimizzare gli sprechi dei diversi ristoranti. Insomma, la trovo veramente un'app incredibile che consiglio a chiunque.
chiunque. Ed infine, ultime due app che vi voglio menzionare. La prima è un'app che sto utilizzando un sacco, che ho sempre utilizzato un sacco, sul mio iPad, che oltretutto adesso si è aggiornato pure nelle forme, perché, come avrete visto, ho un iPad mini tra le mani e anche sull'iPad mini ho iniziato ad utilizzare Adobe Fresco. Adobe Fresco è l'applicazione che io utilizzo per disegnare e che funziona in maniera incredibile, soprattutto se avete poi un account Adobe, avrete tutto sincronizzato anche con Photoshop, quindi voi sketchate qualcosa sull'iPad e ve la ritrovate in automatico come documento Photoshop sul cloud. Fantastico! Quindi magari poi ci potete lavorare direttamente con Photoshop, lo potete inserire in una grafica che stavate lavorando su Photoshop. Proprio another level. E poi ovviamente a tutti quanti gli strumenti di disegno che sono famosissimi di Adobe, quindi tutti i diversi pennarelli, tutte le possibilità di modifica che ci sono esistenti sulla terra. Quindi assolutamente Adobe Fresco è l'applicazione che io ho utilizzato di più su iPad, proprio perché secondo me è la migliore per disegnare. Ed infine non potevo non menzionare l'applicazione che ho utilizzato di più per lo streaming video. C'è un'app, anzi un servizio, che durante il 2021 mi ha stupito, anche più di Netflix, più di Prime Video. Sto parlando di Disney Plus. Ragazzi, il catalogo di Disney Plus è cresciuto in maniera esponenziale e con le applicazioni che sono disponibili ovviamente per Android, per iPhone, anche per le calcolatrici ormai, beh, che sono fatte oltretutto molto bene, non potevo non selezionare Disney Plus come applicazione streaming video che ho utilizzato di più. Ragazzi, io qua non ho niente di meglio da dirvi se non provatelo, se non l'avete già fatto, perché il catalogo, soprattutto con l'opzione Star, è immenso. E poi ci trovate delle perle, tipo High School Musical, tutto il catalogo Marvel, poi le serie nuove di Marvel, tipo la nuova appunto What If, o Loki, che è stupenda, mamma mia. Insomma, raga, provate Disney Plus se non l'avete ancora provato, ed è proprio di diritto nella lista di applicazioni che ho utilizzato di più durante il 2021. Ma detto questo, io voglio sapere la vostra, ripeto, qui sotto nei commenti, cioè qual è la vostra applicazione indispensabile? O comunque quell'applicazione proprio particolare di cui ormai non potete proprio fare a meno. Come vedete, questa top che ho fatto io è molto soggettiva, cioè sono le applicazioni che ho utilizzato di più e che ritengo più particolari. Certo, Disney Plus non è l'applicazione più particolare della Terra, però è tra quelle che ho usato di più durante questi 12 mesi circa. Ma quindi, Simone, dove sono finiti i video top up? Beh, i video top up non è che sono finiti, è che semplicemente sono in pausa. Sapete perché? Perché si sono esaurite le applicazioni. Nel senso che le applicazioni particolari, interessanti, eccetera, purtroppo non escono a cadenza mensile. E ormai le avevamo un po' finite. Era diventato molto complicato trovare nuove applicazioni. Anche perché, ragazzi, video top up sono più di 20 sul canale. E sapete che cosa vuol dire? 200 e più applicazioni che abbiamo menzionato. Dunque è diventato molto complicato non rimenzionare qualche app. E quindi ho detto, va bene, facciamo così. Teniamo in stallo i top up per qualche mese, in modo tale che escano nuove applicazioni e che quindi ne possa di nuovo parlare. Quindi non so ancora esattamente quando uscirà un nuovo video top up, probabilmente il prossimo mese, ma vedremo, insomma, vi aggiornerò. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se fosse così lasciate un mi piace, soprattutto commentate, condividetelo, e noi ci rivediamo in un prossimo, sempre qui sul mio canale, e ancora una volta un saluto da Simone. Ciao!